Bella vittoria della Dunia Pac Under 15 Eccellenza contro il biancorosso Empoli, una delle prime squadre del campionato, e si regala una bella soddisfazione che arriva dopo tante buone prestazioni culminate con sconfitte quasi sempre di misura. Il match parte con i ragazzi di Veziosi belli pimpanti che trovano agevolmente la via del canestro e contemporaneamente sono efficaci anche in fase difensiva, chiudendo così il primo periodo avanti 18-10. Il secondo quarto vede gli ospiti reagire da squadra di livello quale sono, recuperare qualche punto ad accorciare lo svantaggio. Si va a riposo con la SBA al comando 29-26, è una partita tutta da giocare. Alla ripresa della gara sono gli Amaranto a esprimersi meglio ed Empoli appare forse un po' anche inaspettatamente in evidente difficoltà. L'inerzia dell'incontro è tutta in mano ai Dunia Pac, che sfruttano bene la situazione e si presentano al 30° con un più 11 in proprio favore, che lascia ben sperare circa l'esito del match. Nell'ultima frazione ci si attende la sfogliata ospite, utile a riaprire la contesa, ma invece la SBA continuare a comandare con autorità le operazioni e non concedere mai a Empoli la chance di poter rimettere in discussione la partita. Al suono della sirena finale arriva così un meritatissimo quanto netto successo per i ragazzi aretini 66-51. Prossimo impegno mercoledì 23 gennaio in trasferta a Siena contro la Mens Sana. Soddisfazione immensa in questi ragazzi l'under 15 che hanno realizzato un sogno praticamente contro una delle più forti formazioni del campionato. Aver realizzato 66 punti, lasciarli con 15 punti indietro, è veramente una emozione unica. Coach Umberto Veziosi, abbiamo visto la sua eleganza, il suo stile in panchina, veramente eccezionale, da imitare. Grazie. Dunque, allora, intanto voglio fare complimenti ai giocatori per i risultati bravi. Io sono stato molto tranquillo perché forse ultimamente avevo parlato un po' troppo e non volevo che i giocatori si abituassero a sentire sempre l'allenatore che gli diceva quello che voleva fare. E che dovevano fare, quindi siccome so che loro sanno come si gioca a pallacanestro, perché ormai lo sanno, l'ho lasciati fare, sono stati molto bravi, devo dire che questi ragazzi in questo momento dall'inizio dell'anno sono cresciuti molto. A inizio anno abbiamo vinto il torneo a Firenze organizzato all'Afrio, battendo squadre anche molto forti tipo il team One Team for Lee, e niente. Io credo in questo momento siamo una buona squadra d'eccellenza. All'inizio dell'anno c'era qualche dubbio non si potesse essere competitivi all'eccellenza. Io invece ero molto fiducioso. Certo, l'arrivo di Jankovic ci ha dato una mano, però è la crescita anche di tutti gli altri che alla fine poi porta a ottenere risultati. Quindi io credo che questa squadra andrà sempre a migliorare e da qui a giugno ci toglieremo diverse soddisfazioni.